Sai, fare delle scelte richiede spesso delle rinunce, purtroppo. Però io sono sicura che quando terrai il tuo bimbo tra le braccia ne sarai ricompensata e sarai felice. Arrivederci. Però io sono sicura che un giorno sarai orgoglioso di quello che hai fatto per Angela e per suo figlio. Caro Riccardo, alla fine il destino ha scelto per noi. Ma siamo stati fortunati. Potremo stare accanto ai nostri figli per amarli e vederli crescere. Sono così felice di averti incontrato. Lo sai che ci mancherai tantissimo. Anche voi. Non ti scorderemo mai, questo è sicuro. Perché ora sento come non avere né rimpianti né rimorsi. Niente facce tristi, ragazze, dai. È un po' come perder tempo a vivere. Ho un'immensa gratitudine per i giorni passati insieme. Hai dimostrato di essere un uomo meraviglioso. È un bel giorno. Sto andando in un posto meraviglioso dove incontrerò mio figlio e vi voglio ricordare con i vostri sorrisi poi. Molto più di quanto tu riesca a credere. Nel dolore che ancora provo per la nostra separazione si sta già facendo largo un'enorme tenerezza. Marcello, non la perdi per sempre, eh? Che sono certa crescerà sempre più e mi avvolgerà ogni volta che penserò a te. Alle nostre strade che si sono intrecciate per un po'. E non essere mai contento di vivere, come stare sempre al vento. Grazie di tutto, Riccardo. Ti auguro di essere felice almeno la metà di quanto meriti. Siete l'unica migliore di che potessimo pensare. Sopravvivere senza perdersi d'animo mai.